E qua iniziamo a parlare proprio della genesi del disco, ovvero nell'estate del 2021, quando Eddie Vedder stava registrando insieme a Andrew Watt, Josh Klinghoffer e Chad Smith quello che poi sarebbe stato pubblicato l'anno seguente, Earthling, il suo terzo disco solista, in quell'estate Vedder si trovò talmente bene con Watt e con la gang che aveva assemblato da chiamare i Pearl Jam in studio per fare le prime prove di un ipotetico nuovo disco. Nessuno in quel momento sapeva esattamente come sarebbe andata, perché ovviamente, anche se Eddie stava lavorando con Andrew Watt, gli altri Pearl Jam non avevano mai lavorato con Andrew Watt prima di quel momento. Ma tutto è andato benissimo, perché gli altri quattro sono andati senza strumenti direttamente nella dépendance di Andrew Watt, che comunque Andrew Watt è uno dei più grandi produttori al mondo adesso, e quindi ovviamente il suo studio casalingo, ecco, non è uno studietto da due lire, ma è uno studione con, tra l'altro, degli strumenti vintage non da poco. Si parla di piano di Elton John, della roba assurda, piano di Paul McCartney, boh, della roba assurda che non ricordo. Che se mai riuscirò a intervistare Andrew Watt, chiederò la lista delle cose che ha nel suo studio, che purtroppo, tra l'altro, quello studio non c'è più. Questo è un piccolo spoiler, ma dopo vi spiego. I ragazzi quindi si sono recati senza strumenti nello studio casalingo di Watt e hanno iniziato a gemmare tra di loro senza i loro strumenti, tranne Matt Cameron, perché Watt aveva detto: tutti voi non portate gli strumenti, intanto qua ne ho un botto io nel mio studio. Matt, tu porta la tua batteria. I ragazzi sono andati lì e in 5-6 giorni hanno praticamente quasi scritto, non dico tutte le canzoni che sono presenti in Dark Matter, ma l'embrione di quelle canzoni è nato in quel momento. La sinergia è stata altissima e tutti e cinque, con addirittura Klinghoffer, quindi Josh Klinghoffer, l'ex chitarrista della Red Hot Chili Peppers e ora turnista dei Pearl Jam, che secondo alcuni addirittura, secondo lo stesso Watt, parla di Klinghoffer come un membro vero dei Pearl Jam addirittura, non si sa a modo però questo, hanno iniziato a gemmare, e Watt ha detto semplicemente una cosa: voi ragazzi state in questo studio, guardatevi negli occhi uno davanti all'altro e fate uscire la musica che avete dentro di voi. Una specie di five against one, che però quel one non era più case discografiche o qualcosa da andare contro, ma era di cercare di creare un nuovo disco. Intanto in quel momento il mondo era fermo, i Pearl Jam non potevano andare in tour perché c'era una pandemia, ovviamente, nell'estate del 2021, che non permetteva a nessun artista o quasi di esibirsi. Quindi hanno preso la palla al balzo e hanno inciso senza, tra l'altro, una cosa molto importante: nessuno è andato lì con dei demo già preregistrati, perché, giusto per farvi ricordare, già da Vitology in poi, ma forse anche un po' da Versus, diciamo, i Pearl Jam comunque, e soprattutto con Code Hild, quando era il momento di registrare dei nuovi dischi, si presentavano con dei demo già praticamente finiti, che poi venivano ovviamente rielaborati dalla band, ma ogni componente portava i suoi demo. Questo è iniziato soprattutto da No Code in poi, fino ad arrivare all'ultimo Gigaton, che anche lì addirittura era un disco neanche registrato in studio insieme. Questo Dark Matter è quasi una reazione a il metodo di registrazione strambo utilizzato in Gigaton, e si sente, cazzo se si sente. Dopo questa settimana
super felice, contenti, vedrà finito il suo disco Earthling, che poi ha pubblicato all'inizio del 2022. E per Jam hanno aspettato l'autunno del 2021 per iniziare a fare qualche data, hanno fatto tutto il tour europeo e americano nel 2022, finché nel marzo del 2023 era il momento di riprendere in mano la situazione e cercare di arrivare a un dunque col disco. Ma c'è stato un problema. Ci sono stati dei forti nubifragi a Los Angeles, quindi che hanno coinvolto anche lo studio appunto di Andrew Watt, che è andato sott'acqua e quindi era inutilizzabile. Andrew Watt ha quindi chiamato il suo guru, quello che lui ha sempre visto sin da quando era un ragazzino come il produttore migliore di tutti, che nel corso della sua carriera è diventato pure un suo amico. Questo personaggio, che molti di voi conosceranno, è Rick Rubin, colui che ha prodotto dai Beastie Boys ai Red Hot Chili Peppers, che ha fatto tra virgolette tornare in vita Johnny Cash quando pareva un cantautore ormai sulla via del tramonto, e invece gli ha fatto registrare gli American Recordings e i vari dischi, i quattro volumi con le cover, materiale pazzesco. E gli ha chiesto Andrew Watt a Rick Rubin: io ho i Pearl Jam, se non registriamo adesso perdi Pearl Jam, ma il mio studio è inutilizzabile, non è che mi presteresti il tuo, che si chiama Shangri-La Studios a Malibu? Rick Rubin, che aveva già in agenda altre band da registrare nel suo studio personale, ha detto: ok, non c'è alcun problema Andrew, ve lo lascio un mese, fate quello che volete. Grande Rick, ringraziamo Rick Rubin. La band è ritornata e in più o meno 2 settimane, e non un mese, hanno finito di registrare questo Dark Matter. Dopodiché ovviamente è passato un po' di tempo, perché tra i vari mix così c'è voluto un altro anno prima che effettivamente il disco potesse uscire. Il processo di lavorazione di un disco è quasi più lungo che non la sua registrazione. E ora arriviamo alla pubblicazione del disco, che come sapete è stato fatto ascoltare varie volte in listening party, prima a Los Angeles al Troubadour, un storico locale di LA, di West Hollywood, dove i Pearl Jam avevano suonato nel 91-92, quando erano ancora una band non ancora famosa come sarebbero diventati da lì a poco. E poi è stato ancora tutta la presenza di Eddie Vedder, addirittura di Jeff Ament, Andrew Watt, il listening party di Los Angeles. Quello di Londra, che è stato fatto a fine marzo, invece c'era solo Vedder con sua figlia Olivia, e anche lì con tanta tequila offerta da Vedder, senza alcuna iperbole, ma comunque con tanta tequila, l'ha fatto ascoltare a tutti, però è rimasto ancora un disco sconosciuto ai più. Sebbene qualche mattacchione avesse registrato degli snippet fuori dal Troubadour e li avesse comunque uploadati su YouTube, ma intanto la qualità era talmente bassa che uno si poteva fare solo giusto un'idea, ma non molto di più.